L'estate 2024 è destinata a battere tutti i record. Tra le località che hanno fatto registrare un picco di presenze già dal mese di giugno c'è Badesi, una delle mete turistiche più ambite dell'isola al confine tra l'Anglona e la Gallura. Con il mese di giugno abbiamo registrato un più 38%, adesso ancora non abbiamo i dati di luglio, ma si presume che sia una stagione con grandi numeri e grande affluenza di ospiti. Abbiamo scelto Badesi, veniamo da 11 anni perché insomma ci offre tutto quello che vogliamo, la tranquillità, il bel mare. Badesi sta dimostrando di avere una vocazione turistica e la capacità di investire nella cura dei servizi. Uno dei servizi più importanti che è la navetta beach to beach che porta i bagnanti da una spiaggia all'altra, dal paese verso il mare senza pagare niente, praticamente è un servizio che è stato pagato interamente dall'imposta di soggiorno. Il nostro obiettivo è quello lì, infatti, di acquisire l'imposta di soggiorno e poi investirla direttamente nel miglioramento e il creare nuovi servizi sul nostro litorale. Quest'anno siamo riusciti anche a far aprire la Guardia Medica, che era da anni chiusa, che è un ulteriore servizio che viene dato al turista, che quando arriva qua deve essersi anche sentire sicuro che ci sia anche l'assistenza sanitaria. Per mantenere il trend positivo già si pensa alla prossima stagione con nuove attività e opportunità di lavoro. Creare attività commerciali sul nostro lungomare, razionalizzare, creare nuovi parcheggi. E per chi ama leggere sotto l'ombrellone, l'amministrazione ha allestito una fornitissima biblioteca a pochi passi dalla spiaggia. Io veramente vi invito a venire a Badesi perché è un posto del cuore.